in Dio della vita, noi crediamo e confidiamo nel Signore. Crediamo che Dio Padre, per mezzo di Cristo risorto, condurrà in cielo le anime dei giusti e li farà partecipi della sua gloria. Durante la nostra celebrazione eucaristica affidiamo all'amore di Dio i nostri fratelli tragicamente morti, di cui vi ricordo i nomi. Acquarulo Anna, Lucignano Giuseppina. In questo momento dall'altare stanno citando i nomi di tutte le vittime di questa sciagura stradale. Sono nomi di persone comuni, persone che erano andate in gita a Telese Terme per un fine settimana, una località, diciamo, termale della provincia di Benevento. Poi da lì, domenica nel pomeriggio, hanno lasciato un albergo dove erano stati per 3 giorni, parliamo di famigliole, insomma, che avevano approfittato del bel tempo per fare questa gita fuori porta che durava 3 giorni, avevano lasciato Telese Terme ed erano andati a Pietralcina, che erano i luoghi, che sono i luoghi in cui è nato Padre Pio, poi diventato santo, e di ritorno da Pietralcina. Per il ricordo, l'ultimo estremo delle 38 vittime del volo impressionante, una trentina di metri, un pullman che ha portato la morte a 38 persone. Le immagini si riferiscono in questo momento e si concentrano su quella che è la presenza delle più alte cariche dello Stato, del Presidente della Regione, ma vediamo in particolare il Presidente del Consiglio Enrico Letta. Enrico Letta che non ha assolutamente voluto parlare con i giornalisti, è entrato percorrendo un lungo pezzo a piedi per portare il cordoglio dello Stato di queste vittime. Proprio la presenza importante dello Stato. Ieri Napolitano anche, lo ricordiamo, il messaggio accorato, fare di più sulla sicurezza stradale probabilmente, ma lo sappiamo, probabilmente c'è stato un crollo strutturale di quello che è stato l'impianto anche frenante del pullman che ha portato a questa morte sicuramente gravissima di queste persone. Sono 38 le vittime, abbiamo detto, con una decina di feriti, un bilancio che per il momento è fermo, speriamo, ci auguriamo tutti che questo bilancio possa rimanere fermo a queste vittime, ma ricordiamo che ci sono dei feriti. Feriti tra l'altro ci sono anche dei bambini, dei piccoli che per il momento si sono salvati da questo volo impressionante di una trentina di metri sulla A16. La cerimonia funebre che sta iniziando proprio in questo istante, abbiamo sentito un grandissimo applauso nel Palasport alla lettura dei nomi di tutte le vittime presenti proprio davanti all'altare, un grandissimo applauso, tantissima la gente che ha voluto portare cordoglio e vicinanza ai familiari che lo vedete da queste immagini, guardate come stringe la telecamera proprio sui familiari, attorno uno sgomento, rabbia, ma anche rassegnazione attorno ai loro cari. Vedete tra l'altro, insomma, sicuramente anche la temperatura all'interno del Palasport, vista anche la presenza di tantissima gente, non aiuta neanche, insomma, a sopportare questo grandissimo e gravissimo dolore. La cerimonia funebre che sta per iniziare sarà officiata, lo ricordiamo, dal vescovo di Pozzuoli, Monsignor Gennaro Pascarella, che dovrebbe prendere Nel nome la del parola da Padre pochissimo. Eccolo. e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri, chiediamo perdono a Dio dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente
abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Tu sei l'amore che perdona. Accogli nella tua casa i nostri fratelli che oggi sono passati a te da questo mondo. E poiché in te hanno sperato e creduto, dona loro la felicità senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. Sappiamo infatti che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna nei cieli. Parola di Dio. Thank you.
della terra dei viventi, spera nel Signore.